Ragazzi, cheers, come va? Ci stiamo avvicinando alla ripresa, dei campionati di Serie A e di Serie B, vista la sosta delle nazionali. Facciamo un punto sulla Serie A. La prossima giornata, Serie A, si avvia il Napoli a vincere questo campionato in maniera totale, con dei numeri che mai sono stati scritti prima d'ora. Però vorrei ricordare che molti tifosi, sia anche milanisti, interisti, juventini in primis, che pensano che il Napoli stia vincendo perché è senza avversari, perché gli altri non ce la fanno, no? Ecco, questa mi sembra veramente una falsità. Innanzitutto perché le altre squadre sono attrezzate, cioè stiamo parlando di un Napoli che sta affrontando un campionato con una squadra che non ha il monte ingaggi più alto e che ha delle competitor con delle squadre molto attrezzate. Verità ne è, testimonianza ne è, che molte di queste squadre sono ai quarti di Champions League e non sarebbero ai quarti di Champions League almeno se non fossero attrezzate, no? Potete dire quello che volete, il fatto, in Champions League non si va avanti con la fortuna, non si va avanti. Scordatevelo, Champions League bisogna essere forti, forti, altrimenti non passi le partite. Io direi a molte persone che pensano che, o a tifosi o appassionati che pensano che Napoli stia approfittando di un'assenza di avversari, che è merito del Napoli, che di quello di aver creato un varco. E chi era senza avversari non è di certo il Napoli, ma era la Juventus di Allegri. Era la Juventus di Allegri che non aveva avversari in Serie A, che aveva degli avversari molto molto più deboli sulla carta, perché Allegri, tolti proprio i primi, ma nemmeno, ha vinto gli scudetti contro la Roma di Garcia o il Napoli di Sarri, che non sono paragonabili alla Juventus oggi di Allegri per il monte ingaggi che ha e per i giocatori che sono considerati tutti dei campioni. Ricordiamo che Nedved ha dichiarato ai microfoni in televisione che Vlahovic è il nuovo Cristiano Ronaldo, lo vorrei ricordare, Mister 900 gol Cristiano Ronaldo, lo vorrei ricordare. Non c'erano le milanesi così forti quando Allegri aveva. Era Allegri senza avversari, non Spalletti. E da diminuire il merito degli scudetti di Allegri, non quello di diminuire il merito dello scudetto di Spalletti, di aumentare il merito dello scudetto di Spalletti, è esattamente il contrario. Va bene, è esattamente il contrario, perché oggi abbiamo in Serie A 3-4 squadre con sulla carta dei giocatori molto forti e ci metto dentro la Juventus, no, la Juventus no, ci metto dentro il Milan, l'Inter e anche la Roma che ha una rosa forte e ha un allenatore che nonostante faccia un gioco orripilante è un allenatore di altissimo profilo internazionale e ha vinto, sapete voi quanti trofei ha vinto? Ha vinto due Champions League. Questo è quanto, quindi è inutile dire il Napoli è lì, sento molti al nord dicono il Napoli è lì, eh no, il Napoli è lì perché ha dimostrato di essere più bravo in tutti i settori di una società calcistica, dalla cantera alla società, alla dirigenza sportiva, al talent scouting, alla scelta dei giocatori, all'allenamento, alla forma fisica, al coach, ai giocatori che scendono in campo, in ogni fase. Quindi non è che il Napoli sta là perché non c'è avversari, questo è un tema importantissimo. Il campionato riprenderà, sappiamo tutti che domenica sera ci sarà Napoli-Milan, no? Ci sarà Napoli-Milan. Allora io mi chiedo come farà il Milan messo come è messo oggi ad affrontare una squadra come il Napoli. Si parte sabato alle 15 Cremonese-Atalanta, alle 18 Inter-Fiorentina, l'Inter dovrebbe essere favorita, poi c'è Juventus-Verona la sera di sabato, domenica ci sarà tutto il turno di domenica. E domenica abbiamo Bologna-Udinese, Monza-Lazio, difficile trasferta per la Lazio, Spezia-Salernitana, Roma, Sampdoria-Roma in casa con la Samp, secondo me è agevole per la Roma, Napoli-Milan, Napoli-Milan serale. E poi chiude questa giornata di campionato di Serie A,
lunedì Empoli Lecce, poi Sassuolo Torino. Ma io mi chiedo, ma il Milan, nel senso, non mi esprimo sulla partita, però è davanti agli occhi di tutti quello che sta facendo il Napoli. Devo dire che in Serie A, per chiudere, ci sono delle squadre che hanno lavorato bene, stanno lavorando bene, come il Milan, per i giocatori che ha, per quello che ha fatto l'anno scorso. Sappiamo che il Milan ha vinto lo scudetto l'anno scorso. Il Napoli, per quello che sta facendo nei Diego Spalletti, e anche l'Atalanta negli scorsi anni ha fatto benissimo, grazie a Gasperini, bisogna dirlo, che ha portato un'area di rinnovamento, di bel gioco fisico e agonistico a Bergamo. E vediamo che l'Atalanta quest'anno c'ha Højlund, che vale tantissimo, tantissimo denaro in più di quanto è stato pagato, vale 30 milioni. Se vedete i 10 giocatori più apprezzati dal mercato della Serie A, trovate Napoli, Atalanta, trovate mezzo Napoli, Kim, Varastella, Osimhen, poi trovate Højlund, e sono questi i giocatori più valorizzati quest'anno nel campionato italiano. Sono questi, non mi ricordo quelli che c'erano. Quindi c'è un movimento nel calcio italiano che sta provando a fare le cose per bene, sta provando a avere un discorso di bel gioco, di prendere giocatori interessanti, anche giovani, di rischiare. E poi c'è un contromovimento magari di squadre che continuano a giocare un calcio becero, che provano a prendere quello che c'è, quello che si può prendere con un calcio ormai vetusto e sorpassato. Complimenti ancora al Napoli, ma non diciamo che è merito, ed è merito degli altri, no, è merito del Napoli. Ci sentiamo per questo vibrante turno di campionato, sia di Serie A che di Serie B, per vari commenti e video. Continuate a seguirmi, un pollice se vi è piaciuto questo video, e iscrivetevi al canale. Alla prossima, bella di cheers.